Oggi mi sono spostata nel cuore di Mantova agli istituti Santa Paola per presentarvi la scuola laboratorio di restauro e conservazione dei beni culturali. Sono due percorsi, una laurea triennale e una quinquennale. Direi davvero un unicum nel suo genere, un istituto che attira studenti da tutta Italia. I due percorsi di studio formano praticamente due figure professionali differenti. Una è il tecnico di restauro di beni culturali, che è una figura in cui si viene formati con un corso di durata triennale. L'altro è il restauratore di beni culturali, dove invece abbiamo un percorso di durata quinquennale a ciclo unico. Differenza quindi immediatamente comprensibile tra i due percorsi in termini di durata del percorso di studi, ma anche in termini poi di sbocchi professionali. Chiaro che si tratta di due figure che entrambe andranno a lavorare nel campo dei beni culturali, quindi a contatto con opere d'arte, ma con delle responsabilità e anche delle competenze di ultima istanza differenti nel caso dei due profili. Potremmo vedere il tecnico del restauro come la figura più importante tra i collaboratori del restauratore, mentre il restauratore di beni culturali come la figura apicale di fatto all'interno del panorama della formazione di questo ambito di studi. E in generale il nostro livello di occupabilità a fine corso è sempre stato molto alto. Nelle ultime rilevazioni che sono state fatte dalla Regione Lombardia, e qui ci atteniamo specificatamente all'ambito del tecnico, che è quello che ha avuto una rilevazione ufficiale svolta da un ente terzo, eravamo arrivati fino all'80% di occupabilità a 3 anni dal conseguimento del titolo di studio, quindi probabilmente valori verticistici in quelli che sono queste tipologie di corsi di studi. La città di Mantova è probabilmente uno dei ambiti ideali per svolgere questo tipo di formazione. Ci sono diversi aspetti che la rendono molto interessante. Probabilmente nell'evoluzione di quella che è stata anche la percezione degli studenti e delle stesse famiglie di quello che è il contesto ideale di studio nell'ambito universitario, le città medio-piccole o piccole ormai dichiaratamente vengono considerate molto più un valore aggiunto rispetto ai grandi centri, in termini di fruibilità di servizi, comodità dell'accesso alle zone di studio e tanti altri aspetti immateriali che riguardano anche la sostenibilità dell'impegno di studio in un contesto di studente fuori sede. Poi la cosa importantissima è anche il contesto della città di Mantova come veramente scrigno di tanti tesori su cui gli studenti possono fare attività di pratica di fatto, perché non dobbiamo dimenticare che oltre alle opere mobili che noi ospitiamo all'interno dei nostri laboratori, la scuola ha tutta una serie di collaborazioni e di cantieri aperti in Palazzo Ducale, Palazzo d'Arco e in altre realtà di primo piano del territorio, che quindi consentono sicuramente di fare una serie di esperienze molto significative e verrebbe da dire nemmeno da studenti in un certo senso per importanza, proprio rispetto alle opere su cui si può fare pratica. Siamo nel laboratorio del terzo anno del restauro quinquennale. Io mi occupo di restauro di manufatti lignei policromi e in questo momento abbiamo un tabernacolo della Val di Zoldo in foglia d'oro e tempera policroma e anche due panche provenienti da Palazzo d'Arco, anch'esse policrome. E ci stiamo apprestando a proseguire nel restauro dopo aver fatto un'attenta campagna di progettazione e consolidamento e poi stiamo progredendo nella fase di ritocco pittorico e ricucitura dell'insieme. Io frequento il terzo anno del corso quinquennale di restauro e la scelta appunto di prendere questo percorso è stata dettata dal mio amore per l'arte e tutto ciò che riguarda la sua conservazione. Infatti nel campo del restauro si ha proprio un contatto con l'opera d'arte e la si segue in tutte le sue fasi, quindi da quando arriva con le problematiche fino alla fine in cui noi la facciamo tornare al suo antico splendore. Ecco. In questo caso stiamo alla fase finale del ritocco pittorico in cui appunto con dei piccoli tocchi di acquerello stiamo ricucendo tutte quelle mancanze di pellicola pittorica che si sono create nel tempo. Questa fase è stata preceduta però dalla pulitura, che è ovviamente il primo passaggio da fare, per poi stuccare invece con gesso e colla le parti di policromia che mancavano. Abbiamo fatto una verniciatura intermedia e adesso
adesso siamo alla fase del ritocco pittorico, che sarà poi succeduta dalla fase finale di verniciatura, ecco. Sono una studentessa del terzo anno di laurea quinquennale agli Istituti Santa Paola di Restauro e diciamo che la scelta in questo orientamento universitario è stata dettata proprio dalla mia passione non solo per l'arte ma anche proprio per la concezione di quello che è il restauratore, la figura del restauratore, quindi una figura che può essere vista come una sorta di medico per le opere d'arte, una figura che segue l'opera d'arte dall'inizio, quindi dal momento in cui arriva nel laboratorio fino alla fine, e riporta proprio lo splendore di quello che era prima l'opera d'arte, ricordando anche, permettendo così di far proseguire la sua importanza storica piuttosto che artistica. Al momento qui stiamo lavorando su una panca lignea proveniente dalla Sala degli Antenati di Palazzo d'Arco qui a Mantova. E il nostro lavoro appunto è iniziato con la fase di pulitura perché la panca si ritrovava coperta da uno strato di vernice particolarmente ossidata e quindi abbiamo ripulito la policromia prima dello schienale e successivamente del fregio in basso. Appunto ora stiamo ultimando questa fase di pulitura e poi procederemo con la reintegrazione pittorica per ridare uniformità al manufatto. Siamo nel laboratorio di restauro delle tele, quindi manufatti su supporto tessile degli Istituti Santa Paola di Mantova. E all'interno di questo laboratorio si formano i futuri restauratori che lavoreranno non soltanto su questa tipologia di manufatti ma anche su altri. E nel nostro particolare momento siamo con le allieve del secondo anno del PFP2, per cui percorso di manufatti mobili. Prima di iniziare un vero e proprio restauro, quindi di approcciarsi a livello anche pratico del restauro stesso, ci si avvicina con uno studio propedeutico che è molto importante per capire l'opera d'arte, ossia si cerca di capire di cosa è costituito il manufatto, di quale tipo di degrado questo possa avere, e l'unico sistema è quello di osservarlo con estrema attenzione e formulando un progetto di intervento che è composto da uno stato di conservazione e descrizione, ossia un'osservazione di come sta, dello stato di salute dell'opera, e poi una progettazione dell'intervento vero e proprio da eseguire. E in questa scuola abbiamo la possibilità, proprio a livello informatico, di esaminare le opere e di riproporle dal punto di vista grafico, in modo che tutto il lavoro che viene fatto è a supporto sia degli ragazzi e quindi degli studenti, ma anche poi di chi dovrà in un futuro vedere, osservare e soprattutto cogliere quali sono stati gli aspetti fondamentali dell'opera prima del restauro. Per iniziare un progetto di restauro, una parte fondamentale è la conoscenza dell'opera d'arte e si fa attraverso la documentazione grafica. In questo caso abbiamo una tavola che ho curato io personalmente dove evidenziamo i vari materiali di cui è costituita l'opera, come la cornice, la policromia e la vernice, e poi il retro e il supporto con il telaio e le varie costituenti. Successivamente abbiamo il trattamento del degrado e della sua diffusione sull'opera, come ad esempio le ridipinture che andremo a togliere e la vernice ossidata, oppure i fori sul retro e le tracce di colla di cui è costituita la tela. In questo caso invece sull'opera direttamente abbiamo fatto dei test di solubilità per la rimozione della vernice con l'igruina e acetone, per esempio su questa parte con le varie percentuali, oppure acetone e alcol per vedere se potevamo utilizzare altri materiali oppure delle altre soluzioni con l'alcol e l'aligroina, sempre in varie proporzioni, per decidere quale sia la scelta più adatta per concludere il lavoro al meglio. Ci troviamo nel laboratorio Tesi,
un laboratorio prettamente dedicato ai ragazzi del quinto anno, agli studenti del quinto anno che stanno sviluppando il loro lavoro, appunto, che verrà poi utilizzato per la tesi quinquennale. Gli studenti si occupano ognuno di un'opera che è stata assegnata, scelta appositamente per essere restaurata da loro durante il percorso di questo ultimo anno. La tesi viene scritta dopo aver prima eseguito un progetto specifico sull'opera, analizzando lo stato di conservazione dei manufatti, eventualmente facendo ricerche d'archivio, storico-artistiche per conoscere meglio l'opera e una abbondante campagna fotografica per documentare lo stato di conservazione e per ulteriormente conoscere nei dettagli, anche con immagini particolari e realizzate a microscopio, appunto, che portano a una conoscenza più approfondita dell'opera. Di conseguenza, la realizzazione del progetto e la programmazione di eventuali e necessari interventi di restauro vengono poi approvati dalla sovrintendenza e successivamente gli studenti iniziano in maniera pratica a lavorare sulle opere al fine di realizzare l'intervento che verrà dettagliatamente descritto e diciamo relazionato proprio per completare tutto il lavoro di tesi. È un lavoro abbastanza lungo, approfondito, che appunto occupa gli studenti per l'intero anno scolastico, il quinto anno. L'opera Fia di Senigallia di Giovanni Cappelli, e nonché mia tesi, è un'opera d'arte degli anni 60 e fa parte del filone artistico del realismo esistenziale e, in conformità agli oggetti di arte contemporanea, è un'opera vinilico su carta trasportata su tela. È appunto la pittura vinilica è una pittura diversa rispetto alle pitture antiche come la tempera a uovo o l'olio, in quanto l'intervento richiede un tipo di approccio molto diverso. E sono opere molto sensibili all'acqua e quindi l'intervento di restauro non può comportare neanche l'utilizzo di solventi, di conseguenza andremo a intervenire con una pulitura superficiale a bassissimo apporto acquoso, con dei gel che agiscano molto in superficie. Si utilizzeranno prodotti che non vadano a interferire con il supporto che è in carta, appunto, quindi molto sensibile, e utilizzando anche la bassa pressione per riuscire a far evaporare più in fretta i solventi che utilizzeremo per intervenire sul principale danno, che è il taglio in corrispondenza del perimetro in basso. Il taglio si può osservare appunto sul basso perimetro dell'opera ed è stato causato da un urto accidentale proveniente dal retro. Purtroppo l'angolo è danneggiato proprio a livello strutturale e in questo caso non andremo a intervenire perché la struttura è danneggiata sin dall'inizio di quando l'opera è entrata in galleria, mentre per il taglio si andrà a intervenire con l'applicazione di un adesivo e facendo evaporare il solvente appunto dell'adesivo scelto con una tavoletta a bassa pressione portatile. Ho scelto l'Istituto Santa Paola perché comunque c'è un'attenzione particolare allo studente, veniamo seguiti parecchio e questo mi ha portato anche a prendere la scelta un po' rischiosa di portare in tesi un'opera contemporanea. Il mio progetto di tesi è questo stucco, che è uno stucco policromo proveniente da Palazzo Agnelli e risalente al XVI secolo, probabilmente realizzato su disegni di Giulio Romano. E quest'opera è stata staccata negli anni 60 dal palazzo di origine, che era la casa dei conti Agnelli di Mantova. È stato staccato perché in quel periodo è stata fatta una bonifica del territorio e lo sventamento della città. Quindi per metterla in salvo è restauratore Sirto Coffani, che è stato molto molto attivo in quel periodo a Mantova,
l'ha riportato su un supporto in cemento armato, così come tutte le altre opere che erano parte del salone in quel palazzo. E l'opera ha la particolarità di essere composta da calce e gesso e le componenti base degli stucchi di quel periodo, e in origine era tutta pressoché dorata, a partire dagli stucchi, questi qui a forma di frutta, fino alle cornici, mentre i fondi erano fatti a finto marmo. Durante gli anni sono state eseguite diverse ripinture, probabilmente per la caduta della doratura o della pigmentazione originale. E l'intervento principale consisterà nella rimozione di questo supporto, poiché il cemento è dannoso per i beni culturali, e l'applicazione di un nuovo supporto formato da un cemento speciale che permetterà di avere un minimo spessore e tuttavia una buona resistenza. E oltre a queste operazioni verrà anche eseguita una pulitura superficiale e una rimozione di questa patina gialla di cui è ricoperto, ed infine le operazioni di stuccatura e presentazione estetica che mirano a dare all'opera un'uniformità. L'accesso alla scuola avviene con due modalità differenti, nel corso triennale e nel corso quinquennale. In particolare nel corso triennale non è previsto un test di ammissione, quindi l'iscrizione avviene in pratica in ordine di presentazione della domanda, mentre nel corso quinquennale, il corso di laurea magistrale, per legge è necessario fare un test di ammissione diviso in tre sottoprove, che garantisce poi, con lo stilaggio di una graduatoria, quelli che sono appunto le possibilità degli studenti di trovarsi iscritti all'interno del corso di laurea. Il test di ammissione è sempre un momento, diciamo, il primo momento di stress in realtà per gli studenti che si approcciano al corso di laurea, quindi determinerà sicuramente in parte anche un po' il loro destino futuro, quindi è normale che venga vissuto a volte con un po' di apprensione. In questo senso la scuola organizza un corso gratuito, nuovamente al termine del mese di agosto, che consente agli studenti di fare una prima prova, un primo approccio a quelle che saranno anche di fatto i contenuti che poi verranno sondati e approfonditi nel corso del test di ammissione vero e proprio. È un corso che viene molto apprezzato dagli studenti, che ha una durata di 5 giorni, quindi full immersion, e che alla fine di questo corso li vedrà poi impegnati nella prova di selezione vera e propria, che normalmente segue di poco il corso propedeutico e quindi avviene di solito nei primi giorni del mese di settembre. Per maggiori informazioni vi consigliamo di visitare il sito restauro.istitutisantapaola.com. Grazie per averci seguito, alla prossima puntata!